Ok, buonasera e bentrovati. Siamo qua con la mia amica del cuore e con la mia collega delle costellazioni familiari. Abbiamo deciso insieme di fare un bel evento sulle 5 ferite dell'anima, no? Io penso, e noi pensiamo insieme, no? Penso Monica che anche tu sei d'accordo, tutto quello che parliamo insieme, che tutti abbiamo queste 5 ferite, più o meno una è più sviluppata, no? Per esempio, io ho avuto la ferita di ingiustizia, ferita del tradimento, che è stato più di altre. Alla fine abbiamo tutti 5 ferite. Tu hai lavorato anche con i bambini, no? Per tanti anni, hai visto più vicina, no? Tutte queste manifestazioni di queste ferite che tu praticamente, penso che tutti i giorni le incontravi diversamente ai bambini, no? Puoi parlare un po' tu della tua esperienza personale, un po' della tua esperienza con bambini, no? Così quelli che ci ascoltano capiscono anche loro di rispecchiarsi con le nostre ferite e di capire di questo evento che lo vogliamo fare insieme, è adatto a loro, e loro stanno risonando con questo tipo di evento. Grazie, sì, volentieri. Sì, io ho lavorato per tanti anni con i bambini e con gli adolescenti e ho potuto osservare in che modo queste ferite danno in realtà poi origine alle relative maschere, le maschere dell'adattamento. Perché in realtà sia il contesto familiare che il contesto sociale, il contesto istituzionale, in questo caso il contesto della scuola, prevede un codice di comportamento, il cosiddetto codice sociale, che, come dire, ci spinge, ad avere comportamenti che vengono definiti adeguati. Sulla base, pena è non essere accettati dal sistema in cui nasciamo e di cui di volta in volta veniamo inseriti, perché ricordiamo che come individui noi fin dalla nascita, noi siamo un sistema come individuo e veniamo fin dalla nascita inseriti in un contesto più articolato che è il sistema familiare. Il bambino, ogni bambino, quando è piccolo, ha la necessità di essere accudito e la sua paura più grande è quella di perdere l'accudimento delle figure genitoriali, motivo per cui cercherà sempre, a livello inconscio, cercherà sempre di soddisfare quella che è la richiesta del sistema di appartenenza, affinché la sua vita non venga percepita come a rischio, non senta la sua esistenza in un qualche modo minacciata. Chiaramente nella famiglia, nel sistema in cui viene inserito, fa delle pressioni a livello consapevole. Le pressioni, le richieste vengono trasmesse di generazione in generazione, tutti noi ci relazioniamo con le nuove vite così come a nostra volta abbiamo imparato. E quindi quella che abbiamo percepito noi stessi dall'infanzia come una nostra ferita emotiva sarà poi riproposta perché noi riproponiamo sempre ciò che sappiamo.
Quello che ho potuto notare lavorando con i ragazzi è con che facilità l'adulto, questa è la prima parte su cui mi sono interrogata, che ho auto-osservato, con che facilità inconsciamente l'adulto provvede a fare le richieste. Fai questo per me, sarei contenta se, se tu farai questo dopo, ma guarda che bello, guarda come sono contenta io per te. Io stessa ho fatto questo, mi rendo conto successivamente che pur avendo sempre cercato di valorizzare ogni ragazzo e ogni bambino per tutto ciò che esso stesso portava, quando poi sei in un contesto in cui ti viene quasi anche richiesto, ma ti viene naturale perché riproponi quello che a te è stato chiesto e nel modo in cui a te è stato chiesto. E ho notato successivamente con che facilità i ragazzi e i bambini, sulla base del nostro legame personale, di fiducia, eccetera, rispondevano a quelle che erano le mie richieste. Mi sono poi interrogata su questo, ponendomi questa domanda. L'ho fatto realmente per loro? L'ho fatto realmente per loro. Allora, la prima risposta che mi viene è sicuramente sì, perché ho fatto quello che ritenevo in quel contesto fosse il loro bene. Oggi rifletto anche da un'altra posizione, che il bene supremo è sicuramente lo sviluppo naturale. E che le maschere sono proprio un limite, il Monica, scusami, limite. tu come hai lavorato con bambini? Quale ferita era sviluppata di più tra bambini maggiori? L'ingiustizia. L'ingiustizia tantissimo, l'ingiustizia tantissimo. In ogni situazione la prima risposta che emergeva era sempre sì, però non è giusto. Non è giusta, no? Non è giusto, sì, credo che la ferita dell'ingiustizia si nota proprio, lo sai, lo sappiamo, da quante volte noi diciamo non è giusto o lo Sì, pensiamo. è vero, E perché credo che la frase che ho sentito di più in tanti anni sia stata non è giusto, però devo dire che anche qua noto la trasmissione transgenerazionale, quindi entriamo nell'approccio con le costellazioni familiari, perché anche dagli adulti è la parola che ho sentito di più, non è giusto. parliamo un po' per così quelli che ci ascoltano capiscono un po' che noi vogliamo parlare di queste cinque ferite dell'infanzia, no? E la ferita sono re respinta, no? Abbandono, umilezza, umiliazione, dico bene. Assolutamente. Correggi tu, no? Tradimento e Non c'è ingiustizia, no? bisogno. Adesso di tu puoi parlare un po' perché, per esempio, ingiustizia, io dico così, ho anche nelle sedute che faccio delle costellazioni, anche in corso che lo tengo, incontro tanto quasi tutte queste ferite. Io direi che tutti insieme stanno generando l'ingiustizia. No, sono Sì. respinta, non è giusto. Mi abbandona, non è giusto. Umiliazione non è giusto. Tradimento non è giusto. Allora, tutti insieme arrivano sempre la ferita è più grande. Io dico che è più grande, io lo vedo nel mio paese. Chiedo perdono a quelli che mi ascoltano, che non parlo tanto corretto l'italiano. Sono rumena e io vedo nel mio popolo che questa ferita è tanto presente quasi
Quasi, penso che non è una famiglia che non deve non essere presente questa ferita. Proprio è una ferita a livello nazionale. Perché tu sai che sono vissuta tanto in Italia, lì io ho visto un po' diverso. Non è questa più pregnante prima. Sono un po' tutti. Anche di questa è più grande, è in modo più diverso distribuito, no? Non è, può essere io sì, abbandono, tradimento. Dimmi tu, in Italia, qual è più. Allora, per l'esperienza che ho io, come ti raccontavo prima, anche l'esperienza che ho attraverso il lavoro con i ragazzi e quindi anche con le famiglie, è molto diffusa anche l'ingiustizia. Però ripeto, come dicevamo, sì, però come dicevamo, l'ingiustizia le prende dentro un po' tutti. Prende un po' Perché tutto alla fine, se vengo rifiutato, è una percezione di ingiustizia, se vengo abbandonato, è una percezione di ingiustizia, se vengo umiliato, è una percezione di ingiustizia, vero, se vengo tradito, è una percezione di ingiustizia. Senza contare che. Essendo, come dire, quando si parla di nazione si parla di individui, si parla di anima personale e di anima collettiva. vero, vero, vero. Si parla di anima personale e si parla di anima collettiva. Quindi sul vissuto personale, si inserisce comunque il vissuto di un popolo intero. Vero, Mi viene da pensare che chi ha la mia età, o comunque ai genitori che hanno vissuto la guerra, la è vero. Sì. seconda guerra mondiale, i nostri bisnonni e i nostri nonni hanno vissuto anche la prima guerra mondiale. Rispetto ai bambini, sono quattro, i bisnonni per me sono quattro generazioni prima della loro, i nonni tre. Quindi sono recentissime e la guerra, credo che sia una delle più grandi ingiustizie, che scolpisce comunque la memoria collettiva di un popolo, senza contare, non lo so, anche tutte le catastrofi naturali, ambientali, tutto quello che c'è stato insieme, a questi eventi. Senza contare com'era lo stile di vita quattro generazioni precedenti, il tipo, le unioni, ma il matrimonio, comunque, le unioni tra le persone non erano basate sulla libera scelta, non c'era il divorzio, che è comunque una legge recente rispetto, relativamente recente, è una storia recente, io ero già nata, è una storia recente. Queste sono tutte sono percezioni di ingiustizia all'interno delle altre ferite, perché comunque una guerra può essere comunque una forma di tradimento percepita da alcuni. Lo stesso all'interno delle famiglie, se non puoi scegliere con chi unirti in matrimonio, può essere una forma di umiliazione. Per esempio, penso a quello che poteva accadere in tempi relativamente, non sono antichi perché sono ancora la nostra storia, famiglie non particolarmente abbienti, che sceglievano, magari anche con uno spirito di benevolenza, per far crescere meglio un proprio figlio, di darlo in adozione o di cederlo, perché allora non erano così strutturati, a una famiglia più abbiente. Sicuramente dietro poteva non esserci un fenomeno di malevolenza. Questo non esclude però una percezione di un'immagine di abbandono, Dipende o anche di tradimento. come ha vissuto quel momento il bambino o per la persona.
Esatto, quindi sono poi le immagini che vanno a strutturare l'immaginazione di un popolo Sì. e tutto insieme forma l'ingiustizia. Per cui sì, direi che la più, per tornare alla domanda iniziale, quale ho registrato più diffusa in assoluto? L'ingiustizia. Ingiustizia. E qua vorrei parlare anche che è importante andare a guardare e essere onesti, sinceri con noi stesse per indovinare quella ferita che mi è più grande nella nostra vita. Perché? Perché questa ci sta trasformando la vita. Qua ti mette, per esempio, la ferita dell'ingiustizia, ti mette una maschera rigido, no? Possiamo diventare troppo rigidi con noi, con altri, praticamente ti cambia anche aspetto fisico, perché diventi proprio rigido mentalmente e anche fisicamente, no? Sei troppo duro con te stesso. Con altri intorno a te, chiedi troppo da te, troppo da altri, ti sembra tutto quello che si succede intorno a te quando c'è qualcosa che non va, che non è giusto, e lì ti stai bloccando, non puoi vedere la soluzione e ti stai bloccando per guardare solo la problema, no? C'è una grande problema, non è giusto, non è giusto, no? Puoi gridare a Dio, puoi gridare in famiglia. E ti stai bloccando. Quando noi andiamo a guardare queste ferite, prendiamo la conoscenza che c'è quella, no? Diciamo come è stato da me la ferita di ingiustizia per parlare della mia esperienza, la mia ingiustizia l'ho trovato, come diceva prima, per guardare un albero genealogico, l'ho trovato prima nella mia vita, in tante, tante tappe, no? E dopo sono andata in albero genealogico per guardare origine di dove ho preso questa ferita di ingiustizia perché era troppo forte, lo sentivo troppo forte. E lì l'ho trovato mio padre, c'è stato in galera come politico. L'hanno tradito i vicini, amici, no? Era anche tradimento, anche, no? E penso che è anche stata umiliazione perché non voglio pensare quello che ha vissuto mio padre lì in galera come politico, erano trattati male. E allora un po' ci sono stati tutti e cinque ferite. E dopo sono andata al mio nonno. L'ho trovato un po' dappertutto l'ingiustizia, dal più grande l'ho trovato da mio nonno e dal mio padre. Mio nonno, anche lui è stato ucciso in motivo politico anche lì. E allora io l'ho vissuto fortemente nella mia vita, no? E mi lamentavo, ma non è giusto, non è giusto perché a me. E litigavo con Dio perché si succede tutto a me, no? E qua ho sviluppato anche tradimento perché qua l'ho preso, quello veniva di un albero genealogico, da qua l'ho fatto intergenerazionale, il mio vissuto con mio padre, perché ho vissuto come un tradimento, perché il mio padre era al lavoro e l'hanno arrestato di lì. E io l'ho visto di mattina quando è andato via, avevo 3 anni, non ero troppo grande, no? E lui non si è mai ritornato. Per me è stato un tradimento, il mio papà, no? Il mio principe, no? E non è arrivata più a casa, è andata a lavoro. A 3 anni mia madre non stava lì a raccontarmi, lo sai che sia successo con te. In quei tempi, neanche adesso può darsi, non parla genitori quando si succede qualcosa con bambino per dirgli da quei momenti neanche per sogno di stare a parlare con per dirmi: guarda, se è successo questo con tuo padre. E io sono riuscita solo con le costellazioni familiari di mettere a posto.
queste ferite. Io dico per mettere a posto, perché come avevamo parlato prima, è bello quando sente l'orecchio di guarire, da praticamente non c'è niente da guarire, perché c'è una ferita, no? Alla fine neanche non è una ferita, le dai una definizione per capirlo, è un'energia di un'altra frequenza, di un'altra vibrazione, no? E lì quando tu diventi cosciente, guardi quell'energia, lo guardi con amore, ti stai responsabilizzando, prende coscienza, lì si cambia tutto, lì cambia energia. Cambi, guardi la tua energia che l'hai creato tu, la energia del tuo padre, dei nostri nonni, dei nostri antenati, e lì si cambia tutto. E praticamente per me, Monica, è una magia questa costellazione. Può darsi altri non capiscono, perché a me è successo, ma che c'entra? Che si parla con questa costellazione? Cioè la costellazione del cielo, dico, no, è vero. Un sguardo sull'albero genealogico, sì. Sì. Vuoi parlare un po' tu di queste ferite, anche dell'importanza di guardarle con consapevolezza, di guardare anche più indietro un po', no? Che importanza... Sì. Di guardare un po' un albero genealogico. Sì, infatti mentre tu parlavi proprio mi veniva in mente quando parlavi di questa cosa dell'energia, dello stato della frequenza dell'energia, sì, perché noi viviamo comunque in una società che è abituata ad usare un linguaggio che per essere comprensibile deve anche essere terapeutico, perché comunque è il linguaggio più diffuso e quindi utilizziamo la parola guarire. Sì. Guarire però, esatto, non in un senso, come dire, terapeutico, terapeutico. Sì. Ma in un linguaggio naturale, proprio in questo, tutto è energia e noi siamo energia, e tutto intorno a noi è energia ed è l'energia che diventa la realtà intorno a noi, che creiamo noi stessi attraverso la nostra energia. E quando sono in essere comunque queste ferite emotive e c'è questa vibrazione energetica, anche qua mi viene di nuovo da usare un termine terapeutico per capirci, disfunzionale. Sì. Disfunzionale per capirci su quello che poi si traduce in realtà. Chiaramente vengono in essere comunque delle realtà sempre di tipo limitativo. Quando tu prima dicevi la maschera della ferita dell'ingiustizia e la maschera del rigido, e questo comunque crea una serie di problemi, perché comunque essere rigido ti preclude per natura lo stato del cambiamento. E tu vivi in un eterno sforzo, ma questo lo dico anche per esperienza, perché non sei contento di te stesso, sempre. Non sei mai contento. E questo vuol dire davvero vivere la propria vita sotto un perenne sforzo, lo sforzo di raggiungere una perfezione che non c'è. Sempre non vai oltre e non esiste, sempre si sposta come una fantasma. No? Esatto, è un miraggio. Sì, come un miraggio, è meglio dire, sì, hai detto bene. Come è un miraggio, perché in realtà, queste sono, in realtà sono... Scusami un po', ce l'hai una luce lì vicino a te? Sì, è vero, visto che adesso mi sono guardata comparendo, accendo una luce. Così, bravissima. Meglio? Ci vedono meglio tutti. Scusate, non avevo guardato il riquadrino.
Anche, guarda, lo sai quello che mi attira di più è l'abbandono che dà la dipendenza, no? Cioè, il bambino che è stato, ha avuto il sentire, diciamo così, no? De abbandono, sempre sarà dipendente da una relazione, sempre dipendente da una persona. Dipendente da un lavoro, Sì, dipendente dipendente da anche di un lavoro, qualsiasi. non c'è. Sì. Per non parlare questa sera tanto, no? Ok. Qua deve essere solo un assaggio. Qual era la data? 21, no? 21 21. settembre, Sì, no? 21 alle ore 19:30. 21 alle 19:30. Ci siamo insieme su un evento gratis di parlare di queste cinque ferite più profondo, di parlare ciascuna insieme con le sue maschere, ci andiamo più a fondo e parliamo anche della connessione con la mamma, con il nonno, noi andiamo un po' oltre. E come non può mancare, diamo anche un esercizio, no? Per sentire la persona, effetto di conscientizzare, di responsabilizzare, anche di trasformare quella ferita, no? Assolutamente sì. Allora, tu ti vuoi dire ancora qualcosa? Io voglio dire che sono immensamente contenta di fare questo evento insieme a te, Nela Kirila, mia grande amica, grande professionista che stimo molto, e sono molto, molto felice che abbiamo avuto l'occasione di preparare insieme questo Grazie, evento. grazie mille. Sempre, noi stiamo risonando tanto e lavoriamo tanto su noi stessi, Sì. e vogliamo dare anche alle altre persone un po' della nostra esperienza. Un po' della nostra esperienza, può darsi qualcuno li aiuta. Sì, succede lì, lo sai, quando ti schiacci un bottone, Gira poi vedi che si cambia tutta l'interruttore. la Esatto. percezione, si cambia tutto e noi Esatto, vogliamo. diamo la possibilità alle persone di risuonare con noi. Con noi, oh, che bello hai detto, beh, bellissimo. Grazie. Allora Esatto. salutiamo le persone e vi aspettiamo il 21 alle 19:30, ora Italia, ora Ora del mare, italiano. perché fra Romania e l'Italia c'è un'ora di differenza, e vi aspettiamo in tanti. Speriamo che vi interessa e state risonando con noi. Sarà evento creato di Monica, tu lo stai distribuendo, Sì. dopo lo distribuo anche io, e lì sarà dato anche link della piattaforma dove sarà tenuto questo evento. Noi proviamo da questo evento di essere anche su Facebook in diretto. Speriamo di riuscire perché lo sapete, con questa tecnica qualche volta va, qualche volta non va. Da noi, per essere sicuri, noi registriamo l'evento. E un'altra cosa, voi venite insieme con noi sulla piattaforma Zoom. Lì possiamo interazionare, possiamo interagire, potete fare delle domande. E un'altra cosa, quando siamo lì insieme, possiamo interagire fra di noi. Monica, ti vuoi salutare Assolutamente. anche te? Io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto con amore sabato 21:30, sabato 21 ore 19:30 su Zoom per parlare insieme di questa magia. Grazie, grazie a te Monica, grazie Grazie. a tutti quelli che ci ascoltano.
una bella giornata. Ciao. Ciao, grazie a tutti. Ciao.